Ridare dignità a tutte le lavoratrici e lavoratori riconoscendo i loro diritti, dal riposo alle pari opportunità alla formazione permanente, questo è l'intento della proposta della CGIL. Una legge di iniziativa popolare, quella sulla Carta dei diritti universali del lavoro, che il sindacato sta portando avanti con una campagna itinerante a bordo di un pullman che ha preso il via da Roma, che ha fatto tappa anche a Caltanissetta, per invitare i cittadini a sostenere la battaglia a favore dei lavoratori, che proseguirà la prossima settimana con la presentazione anche alla rete degli studenti. Una proposta di legge di iniziativa popolare stilata dopo mesi di consultazioni straordinarie con gli iscritti al sindacato e oltre 130 assemblee promosse tra luoghi di lavoro e con i pensionati. La tappa di oggi a Caltanissetta dimostra l'attenzione della CGIL nazionale per la nostra provincia e per questa città, che può dire tanto sul mondo del lavoro, dal pubblico impiego alle telecomunicazioni, al precariato, ai forestali. E noi siamo per ridisegnare lo studio dei lavoratori attraverso questo disegno di legge di iniziativa popolare che a fine mese presenteremo a livello nazionale in Cassazione, perché siamo convinti che l'Italia è un paese che è rimasto indietro sul piano dei diritti. Diritti tutelati che devono essere estesi a tutti, per esempio a tanti giovani che lavorano in modo autonomo, titolari di partita IVA e che magari non hanno il diritto al riposo, alla maternità, alla malattia e quindi hanno un futuro da questo punto di vista ad alto rischio e incerto. Noi vorremmo invece un'equità dei diritti uguali per tutti, a prescindere dal contratto che si firma, contratto sia per la durata sia per la tipologia lavorativa. E abbiamo avuto modo in questi mesi di socializzare la nostra proposta attraverso 130 assemblee fatte in tutta la provincia, dagli impianti fissi all'edilizia ai pensionati, dalla scuola al pubblico impiego, e abbiamo avuto modo di socializzare la bontà di un paese che rivendica modernità da un lato e normalità dall'altro. Pensiamo che questa proposta, se la politica dovesse accoglierla in toto, il paese diventerà più moderno, più equo e probabilmente più giusto. Insomma, questa è la proposta della CGIL, ma è un arricchimento per il paese, non certo per il sindacato che la propone, o non solo per il sindacato che la propone.